Vade retro, Satana. Vai via da questo corpo. Lasciatemi. Vai via da questo corpo. Vade retro, Satana. Lasciatemi da solo. Vade retro, Satana. Ciao, sono arrivato adesso, dove possiamo trovarci? Ok, 10 minuti e arrivo, a tra poco. Piacere, Marco. Piacere, Matteo. Quale onore, il famoso Marco Samieli. Appena ho visto l'offerta di lavoro, ho colto l'occasione al volo. Ah sì, è la prima volta che lavori per una rete? Ma no, così c'è qua e là, reti locali, niente di che. Beh dai, io sono abbastanza tranquillo, mi hanno parlato bene di te. Solo, sai, non conosco molto Modena. Ma guarda, io sono laureato in storie antiche. Se vuoi ti porto a fare un giro per Modena. Va bene, anche la tomba di San Gimignano, perché io sono molto scettico, quindi a fantasmi e spiriti ci credo poco. Tanto non ti preoccupare, io ti faccio visitare Modena e poi vedrai. D'accordo. Va bene, andiamo? Andiamo, dai. Andiamo. Ora faccio un giro per la città e torno in albergo. Ok, ci vediamo qui domani sera alle 8. Salve. Buongiorno. Posso esserle utile? Sì, ho visto un libro sui tarocchi in vetrina. Originale, un giovane che si interessa di cartomanzia. No, è solo per fare delle riprese, stiamo facendo un documentario su Modena. Ah sì? Addirittura, la televisione. E per che canale lavora? È una rete a pagamento, Mystery Channel. Ha visto, ci sono anche i tarocchi, se vuole posso farglieli. No, guardi, non si disturbi, fa lo stesso. Allora io non le faccio fare le riprese. Vabbè. Allora facciamo i tarocchi. Mi segua. Mescoli 7 volte. E le segna sul tavolo. Poi ne scelga 3, senza girarle. Quella sinistra, se no non funziona. Dunque, lei è qui per fare un servizio su San Gimignano, eh? Sì, su Modena in generale. C'è una leggenda su San Gimignano e su un esorcismo che non riuscì a completare. Però una volta salvò anche la figlia dell'imperatore Giovignano. Sì, mi hanno raccontato giusto qualcosa. E non riuscì però a sopraffare completamente il demone. E si dice però che lo spirito del santo stia cercando il diavolo per finirlo. Lei è già stato. Ma no, gliel'ho già detto, non sono mai stato qui. Le carte parlano chiaro e dicono che lei ne sappia più di quanto dice. No, guardi, veramente, adesso me ne devo andare. Le carte parlano chiaro. Quella lì è la famosa ghirlandina. Poi lì più avanti a destra c'è il famoso portone pescheria. Ehi, tutto ok? Sì, sì, andiamo. Sei sicuro? Sì, sì, non ti preoccupare, andiamo. Va bene. Allora entriamo dentro la ghirlandina.
No, no, tu non stai affatto bene. È meglio che ti porti in albergo, sei sbiancato come un cadavere. Sì, forse hai ragione. Perché ti fermi? Stai ancora male? C'era un negozio di libri usati qui. Ma che stai dicendo? È chiuso da un pezzo. Eppure ne sono sicuro, c'era una vecchietta. Ma è morto da un pezzo, cosa dici? Marco, ma non ti riconosco più, che hai? Dai, andiamo, va. Pronto? Ciao Marco, come va? Ti sei ripreso? Sì, sì, sto meglio, non ti preoccupare. Scusa se ti ho svegliato, ma vorrei fare delle riprese già da stasera. Domani coprono una parte del Duomo. Va bene, ok, adesso arrivo. Si rivede alla fine. Quanto tempo è passato? Matteo, ma che fai? Lasciami andare! Tu non sei Marco, bastardo! Io so chi sei tu! Mi stai facendo male, lasciami!